accaduto tutto quello che pensavamo di accadere, il fatto che comunque il rapimento è stato rapito da un ragazzo, è venuto lì, lo ha preso di mano, di mira, si sono scontrati brevemente entrambi, sono stati difficilmente riscontrati episodi di violenza e di bullismo tra i due, che poi si sono prontamente sollecitati tra loro 4, loro 4 e 5, però è andata bene, hanno riportato qualche piccola frattura, niente di che, però è subito passato indenne, dopodiché di pre ha aggredito questo ragazzo l'ha subito concitato, l'ho subito colpito, si sono messi insieme a concitarsi abbastanza difficilmente. Non è stato un momento difficile, però di pre ha preso la palla in mano e praticamente ha offeso, o meglio, ha vituperato quel ragazzo che lo ha prima aggredito. È stato un momento abbastanza rapido, non difficile da capire, tutti quanti sono rimasti felici. Poi a un certo punto è arrivato forse l'ordine, hanno arrestato il ragazzo che ha aggredito a prima. Ma lì nello studio, noi ci vediamo al prossimo video, grazie. Ecco, questa era l'imitazione di Social Boom, questo famosissimo influencer italiano, se non erro del nord Italia. È un'imitazione, non è un video di diffamazione, sia ben chiaro, è un video di omaggio, no? Anche per omaggiarlo, per stimarlo, per apprezzarlo, non per vituperarlo, né per aggredirlo, né per offenderlo, sia ben chiaro. Quindi, per chi pensa che questo video è per schernirlo, per vituperarlo, si sta letteralmente sbagliando, ripeto. Perché è un video per apprezzarlo, per stimarlo. I video imitazioni in genere sono video goliardici, simpatici, satirici, ironici e briosi. Non sono sicuramente video che vanno a diffamare una persona. Va bene? Quindi questo è un video omaggio nei suoi riguardi, nei suoi confronti. Spero di essere riuscito a fare bene Social Boom. Io ravvedo in lui questo, cioè lo vedo comunque un ragazzo, un uomo che parla molto veloce, no? Io a volte riscontro delle difficoltà nel capire tutte le parole che va a produrre. Non so se lo faccio apposta, se lo faccio di proposito, però questo è quello che penso. Detto ciò, grazie a tutti da Leandro, conoscitore italiano di Roma. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, commentate, lasciatemi un commento, attivate la campanella e arriviamo soprattutto ai 10.000 iscritti. Grazie e al prossimo video.